La ricetta è semplice: draghi, spade, taverne e palle di fuoco. Aggiungete un pizzico di fantasia e un Dungeon Master isterico e avrete Dungeons & Dragons. Fine. Ma sto scherzando! Benvenuti a GDR in poche parole! Il gioco di ruolo più wow del mondo ti catapulta in un mondo pieno di roba fantasy fighissima! Dungeon, incantesimi, dungeon, oggetti magici, dungeon, divinità potentissime, dungeons in fondo, indovinate un po', dungeon! Per iniziare a giocare basta stampare la scheda del giocatore e creare il proprio personaggio scegliendo tra le tante razze e le tante classi per creare il tuo mezz'orco barbaro preferito. Mezz'orco barbaro? Ma io non voglio fare il mezz'orco... Mezz'orco barbaro vince su tutto! Sta zitto! Vado in ira e carica! Per giocare a D&D sono necessarie alcune cosette chiamate manuali, ossia dei bei libroni pieni di cose fighissime che lentamente ti porteranno alla totale perdizione. Esatto, sempre più manuali, sempre di più! Ancora, ancora, ne vorrai ancora finché non avrai speso ogni centesimo dei tuoi risparmi! In questi manuali troverai tutte le regole che ti servono per giocare e per partire all'avventura, yeah! A questo punto necessiti soltanto di un tipetto simpatico che guida il gioco e fa divertire voi piccoli e dolci avventurieri seduti intorno al tavolo, il Dungeon Master! Posso avere un alleluia? Alleluia! Il Dungeon Master, oltre a guidarvi con amore nelle vostre mirabolanti avventure, racconta anche come verrete brutalmente uccisi, pietrificati, divorati, schiacciati o disintegrati da un mostro alto 6 metri con una frusta e una spada maledetta, o da un cosino volante con 10 piccoli occhi che spara raggi laser in grado di farvi assomigliare più ad un posacenere che a un essere umano. Non preoccuparti, avventuriero, puoi sempre diventare più forte salendo di livello e facendo un sacco di missioni divertenti per trovare oggetti sempre nuovi e stravaganti, proprio per te e per le tue battaglie. Hai mai voluto una spada parlante? Su D&D puoi! Uno zaino senza fondo? Su D&D puoi! Un mantello che ti renda invisibile? Su D&D puoi! Una crisi di pianto quando il tuo personaggio che hai amorevolmente cresciuto per mesi e mesi viene ucciso da un c***o di fallimento critico? Su D&D puoi! E infine il pezzo forte, i dungeon. Luoghi pieni di cose paurosissime, zombie, scheletri, lici e questi grandissimi figli di... Qui è dove si nascondono tesori luccicanti, trappole che ti faranno tanta bua ed enigmi difficilissimi del tipo: cosa fa un ghoul in un cimitero? Va al fast food. In breve, uccidi mostri, supera le trappole, trova tesoro, monologo epico del boss che deve durare per legge almeno 4 minuti, altrimenti non è un boss figo, e voilà! Un dungeon degno di tale nome. Ma cosa stai aspettando allora? Trova 4 pirletti che come noi amano il fantasy, compra talmente tanti dadi da non sapere cosa fartene, riempite il tavolo di salatini, patatine e quanto più di ciccione esiste nel mondo alimentare e catapultatevi nel fantastico mondo di Dungeons & Dragons! Attenzione, i Diventi Nation e Uncle Josh Comics non si assumono responsabilità per la morte di interi gruppi di avventurieri, per palle di fuoco lanciate in piena faccia o dell'aver fatto incazzare un gigante del fuoco rubandogli la merenda.